Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono sempre io, vostro Jurassic 410. E oggi, signori, siamo qua, nuovamente, su Rimworld. Siamo qua, dove ci eravamo lasciati nello scorso video. Siamo qua nella nostra colonia, amici di tutti, in cui abbiamo, beh, come ci siamo lasciati nello scorso episodio, scarsità di cibo, come vedete. Quindi, non buono. Però ce la stiamo cavando molto meglio rispetto a prima. Abbiamo un po' di qualcosa, almeno. Tra l'altro, le patate sono quasi pronte, quindi in realtà la scarsità di cibo sta diminuendo un attimino. Diminuisce un attimino. Allora, qua dobbiamo un attimino espandere ancora il nostro fantastico frigo. E dovremmo forse abilitare un'altra batteria, forse. Perché in effetti farebbe abbastanza comodo averne due, giusto per avere un attimo di energia extra. Più che altro perché questi sono qua. Tu lasci qua questo per qualche motivo? O no? Ok, abbiamo una seconda batteria. Bene, soprattutto perché, esatto, abbiamo una sola di queste che in realtà, come vedete, purtroppo non gira sempre, quindi non benissimo. Ok, qua dobbiamo costruire questi che non avevamo fatto. Cavo elettrico, ok, stai già facendo questo, perfetto. Molto bene, così abbiamo collegato anche questa, che al momento non produce molto. E il nostro invece ricercatore, allora abbiamo preso John nello scorso episodio, che non mi ricordo però che cosa può fare. Ah, intanto qua possiamo cacciare tutto. Ok, stiamo cacciando tutto, molto bene. Ok, John sta, perfetto, sta effettuando cucina animali. Ok, tu faresti anche caccia, in realtà sei abbastanza scarso, ma tu faresti anche caccia. Va bene, allora facciamo due. Tu puoi anche ricercare, 9. Ok, facciamo due anche lui, così almeno qualcuno mi ricerca un po' di roba, perché fa un attimino comodo avere un attimo di ricerca, perché qua, giusto per avere, dovremmo iniziare a buildare anche due difese, in realtà, perché purtroppo, come abbiamo visto, la brutta gente ci attacca, anche se purtroppo non abbiamo fatto nulla, quindi non be... ah, qua ok, scoperto, esatto, qua attenzione, perché in realtà dovremmo fare un bellissimo tettino. Zona con tetto, esatto. Tutta questa zona deve essere zona con tetto. Ah, qua abbiamo sta stanza che in realtà, boh, adesso è diventata abbastanza inutile, ma vabbè, vedremo. Ok, dovremmo un attimino anche ottimizzare la nostra struttura qua, diciamo. Però vediamo. Per ora vediamo. Ok, anche qua dovremmo, per esempio, esatto, rimuovere tutte queste robe qua che sono abbastanza fastidiose, in realtà, esatto, perché sono in mezzo alle strutture, più che altro. Dovremmo fare dei pavimenti, anche quello è abbastanza interessante. E potremmo addirittura fare una zona in cui custodire gli animali. In teoria potremmo farlo. Allora, facciamo però una cosa anche. Allora, ordini, taglia legno. Allora, qua la legna, esatto, leviamo un po' di legna da qua in giro. Okay. Ah, Smarty stava... vabbè, fa niente. Ah, qua, importante, scoperto, esatto, questa... Esatto, bravissimo. Devi avere massima priorità per ribuildare questa cosa qua. Qua abbiamo macchinari compattati. E Mal, puoi dare priorità... No, non pulisci, puoi dare priorità a buildare il tetto. Perché se qua è scoperto non va assolutamente bene, perché mi si deturpa la zona. Cioè, non è che mi si... avete capito, diminuisce la zona qua. Allora, ci servirebbe anche, in realtà, qualcuno... Cosa succede? Ogni clono maschio sorride con soddisfazione. Si stanno... Ok, buono. L'umore sarà un po' migliore. Ah, bene, grazie mille. Ah, dovremmo anche fare che qualcuno di inutile. C'è qualcuno di inutile che non fa niente al momento. Smarty e Mal no, Rain qua fa questo e John cucina animali e medicina.
Perché John potrebbe anche fare un po' di pulizia, io vi direi. In realtà. Perché qua si sta schifando tutto. Ci serve qualcuno. Uno dei prossimi, magari. Uno dei prossimi. Abbiamo sempre scarsità di cibo, ma ci stiamo dedicando abbastanza bene alla situazione. Uno dei prossimi brutti signori che catturiamo, io vorrei farlo diventare nostro amico, diciamo. Cioè, nostro amico. Vorrei che facesse una cosa inutile, in realtà. Vorrei che pulisse. Ok, grossista. Oh, finalmente abbiamo qualcuno che ci può vendere qualcosa. Allora, molto bene in realtà. Molto bene, ma mi sa che non ho nessuno abbastanza bravo da. Allora, prendiamo un attimino. Aspettate, qua. Biografia. Ok, vediamo chi è. Perché ci deve essere qualcuno che è buono con diplomazia. Mi sa che nessuno di noi è bravo con la diplomazia, vero? No. Allora, ti dirò, Smarty al momento è meglio semplicemente perché Rain ha il suo respiro inquietante che diciamo non aiuta. Commercia, vediamo cosa possiamo vendere. Non può parlare bene delle condizioni di salute. Ah, cioè siamo messi, ma non è, siamo messi male? Ma non è vero, siamo, ok. Allora mi sa che Rain col suo respiro inquietante mi sa che al momento ci aiuta. Ok. Allora, vediamo cosa possiamo. Ah, tra l'altro, ecco, potremmo comprare un attimino di cosetti, però al momento no, direi. Ah, queste qua sono le nostre cose, queste qua sono le cose che hanno gli altri. Allora, noi abbiamo. No, noi avremmo anche la birra in realtà. Però mi sa che. Ah no, sì, ok, noi abbiamo la birra. Allora, questa qua vendiamola, che prendiamo un po' di moneta, che tanto a noi non serve al momento. Abbiamo un sacco di legno e qualche vestitino magico, in realtà, che però al momento. Sapete che però. Eschimo. Sapete che sarebbe un attimino importante. Più che altro. Dovremmo anche. Perché allora, in realtà un po' di pelle, un po' di roba ce l'abbiamo, quindi possiamo volendo buildarla noi in autonomia. Però. Sapete che non lo so. Allora, io prenderei un po' di cibo in realtà. Costa tanto. Prenderei tanto cibo in realtà, così ce lo abbiamo. Sì, però aspettate. Sì, va bene il cibo. Possiamo anche fare il cibo, mi sa quello va bene. Prendiamo il riso che va bene. E anche la cow sarebbe comoda perché, esatto, perché può produrre milk. Esatto. Tuttavia, molto bello, ma non abbiamo una zona che però possiamo fare qua. Volendo, possiamo fare qua la zona mucchificio. Quanto costa? Un po'. Però io vi dirò che mi sembra. Cioè, non abbiamo niente di pronto in realtà. Però siamo abbastanza veloci in teoria a fare tutto. Quindi, allora, qua spendiamo tutti i soldi che abbiamo. Ok. E va bene, abbiamo una cow femmina. È un po' vecchia in realtà, però. Ok, tanto stiamo farmando anche il fieno in teoria. Vero? Allora, aspettate un attimo la cavola, lasciamola qua. Sì, allora, accetta. Allora, stiamo farmando il fieno, giusto? Pianta mais. No, non stiamo farmando il fieno. Questo è brutto. Allora, dobbiamo farmare. Allora, intanto facciamo altre due zone. Altre due zone agricole. Grandi, grandi quanto? Quanto sono grandi queste qua? Zona agricola. Grande 10 per 15, ok. 10 per 15 facciamo. Ok, in cui mettiamo il fieno. E a questo, vabbè, facciamone un'altra anche qua. Sempre 10 per 15 in cui fa. Allora, perché non mi è venuto in mente in realtà. Però
perché dobbiamo farmare il fieno per gli animali, ovviamente, perché no, io non penso possano mangiare. Crescono bene, esatto, si può, va bene, si può raccogliere, però io non penso possa mangiarla. Però possiamo vederlo, intanto qua facciamo anche cotone, perché ci fa il... possiamo fare il tessuto col cotone, e quindi è buono anche quello in realtà. Ok, quindi in teoria siamo messi bene. Allora, Rain, vai un attimo a parlare ancora con... Dov'è il tizio col punto di domanda? Questo, con Mercia. Allora, intanto Smarty e John, dai priorità a trasporta riso, e John dai priorità a trasporta riso. Allora, in teoria, esatto, cow. Salute, ok. Ok, qua va bene. Ok, qua non ci interessa. C'è dieta, ecco dieta. Verdure, semi, piante, pasti, cibi, liquore, mangime. In teoria anche le patate, quindi le dovrebbe accettare. Cioè dovrebbe mangiare tutto in realtà, quindi ok, dai, prendiamola. Ok, dai, prendiamola. E dovrebbe essere questa, giusto? Sì, cavo. Che si chiamerà... Diamogli un nome, così sappiamo come si chiama, dov'è. Ecco, diamogli un nome che si chiamerà... si chiamerà... Ce la facciamo, Si chiamerà... Non lo so, non mi viene in mente. Volevo dargli un nome da mucca, ma non mi viene in mente niente. Chiamiamola Belle, chiamiamola Campana, che mi piace, perfetto. E ora Belle, ok. Allora, possiamo quindi intanto a fulmine, direi. Esatto, qua possiamo fare intanto questa zona qua. In realtà molto, è una zona molto easy. Fence. Esatto, qua facciamo una piccola zona, ma esatto, proprio qua così. È una zona un po' poco ricca di piantagione, in realtà, però... Va bene, direi, per ora. Poi magari rifacciamo, poi, però, per ora. Ok. E allora, questa roba qua. Allora, qua, fermi tutti. Ah, questi qua li annulliamo. Facciamo un fence gate che mettiamo qua. Perfetto. Qui facciamo un muro. Perfetto. Qua facciamo un altro muro. Ok. Animal tessuto, 25 tessuto ci serve. Questo è importante perché possiamo mantenere al caldo gli animali, quindi poi per il momento però possiamo fare così e fregarcene. Ah, anche qua dovremmo in realtà rimuovere questo muro, però ok. Ok, qui dobbiamo fare anche un'altra cosa, che è il pen, mi sembra si chiami, e che però non so dove sia. Allora, fermi tutti, intanto espandiamo la zona. Ok, allora, intanto tu, Rain, dai priorità, Smarty dai priorità a scavare, e Mal dai priorità anche tu a buildare sta zona. Ok, così intanto loro fanno queste cose. Allora, questi tre oggettini qua li trasportiamo via, anche questi in realtà. E fermi tutti però, perché devo trovare quella roba lì. Quella roba lì, vediamo, dov'è? Produzione, mobilio... Ah, allora, intanto sì, mobilio. Devo fare giaciglio per animali. Questo, giusto. No, questo qua è piccolo, però mi sa. Dove possono dormire gli animali? Ma è troppo piccolo. Scatola per animali. Cuccia. Mobilio elettrico nel quale possono dormire gli animali. Adatta a qualsiasi animale. Ok, voglio fare questo. Allora, domanda. Rain, fai una cosa. Torna ancora qua da questo signore qua. Voi avete anche del tessuto per caso? Avete del tessuto, sì. 115. Che io vorrei comprare. Così possiamo fare sia la flap sia la cosa. Che almeno così mi sta un attimino tranquillo anche. Così almeno... Perché il latte possiamo utilizzarlo per fare cibo. E possiamo venderlo soprattutto. Quindi in realtà buono. Possiamo vendere un po' di legno, tanto ne abbiamo veramente tanto, e costa quasi uguale in realtà al tessuto, perché purtroppo non mi è venuto in mente di farlo prima, quindi ok, dai, facciamo così, accetta. Quindi
Mal. Esatto, date priorità a buildare questa roba qua. Perfetto, così prendiamo. Perché la mucca mi sa che adesso se ne va in giro. Esatto. Tu, John, però. No, chi ha priorità con gli animali? Animali, John. Esatto. Cioè, ci manca una cosa che è il pen. Ci manca il pen. Che però io non so dove trovare. In realtà, cioè, il problema è che non so dove. Allora, questa qua smantella al momento. Non so dove trovare il pen. Zona. Perché bisogna fare l'animal pen per poter mettere dentro l'animale, ovviamente. Però non lo sto trovando. Magari ce l'ho davanti agli occhi e non lo vedo. È più che probabile che lo stia guardando, ma non lo vedo. Pen marker, eccolo qua. Ok, sì. Very small pen. Co capacity 0.3. Va bene, quindi 0.3 o non lo so. Vabbè, facciamo. Va bene, ok. Beh, ci pensiamo. Possiamo farlo. Vabbè, per ora lo lasciamo qua. Poi magari lo spostiamo qua. Che è un po' più. O possiamo fare addirittura più una. Tipo qua una struttura apposta solo per loro. Tipo così. Che non sarebbe affatto male in realtà. Vabbè, per ora però mi serve catturare la Rain. Però sì, sei fantastico, meraviglioso, ma. Smarty, cosa stai cercando di fare? Raccogli, va bene. No, però buildate sta roba qua, per favore, prima di... Anche tu, Rain, per favore. Anzi, tu costruisci... Non ho assegnato... No, costruisci. E Smarty invece scava, per favore. Soprattutto prima scava qua. Ok. Allora, tu... ecco, ti sei chiuso dentro, perfetto. Molto bravo. Molto bravo. Smarty, no, mangiare adesso, per favore. Fai prima questo, che sennò la nostra mucca se ne va. Ok. Fermi tutti, ok. Tu invece, Mal, dai priorità, builda questo. Builda questo. Ok, builda anche questo. Ok, builda anche questo. Ok, così possono... Smarty, invece... Tu dai priorità a scavare questo. Anche qua. Poi buildiamo struttura. Questa. Stiamo facendo tutto un attimino di fretta, poveretta, perché la mucca se ne va in giro. E secondo me potrebbe venire attaccata in realtà. Il problema è questo, secondo me. Rain, cosa stai facendo qua? A caccia di alpaca. Preferisco che buildi, sai. Piuttosto che andare a caccia al momento, perché... Ok. John... Perfetto, sta prendendo la mucca. Ok, che la mette qua nel pen, che è piccolino, ma per ora va bene. Allora, Smarty, dai priorità. Dai priorità, build a muro. Ok. Smarty, tra l'altro, nome molto simpatico, Smarty. Ok, che qua ovviamente facciamo così. Senza proprietario, no. Imposta proprietario. Bell. Ok. E così qua praticamente, ora vabbè, adesso c'è abbastanza freddo in realtà. Perfetto, così la nostra mucchina è tranquillina per ora. Ok, mangiate un attimino che così siamo safe. Purtroppo so che è un po' piccolino il posto per ora, ma d'altronde non possiamo farci troppo. Ok, abbiamo anche un problemino ora. Pronto per la corte in realtà le piante di patate, quindi problemino già risolto volendo. Problemino già fissato. Ok, ma Mal, dove sei Mal? No, Mal non devi giocare, però vieni qua a dei priorità a buildare, per favore, perché sennò la povera mucca c'ha ragione, cioè muore di freddo perché visitatore. Una bambina comatosa di Andover che sta visitando la colonna, si chiama. Ok, raggiungi la posizione. Annabelle. Ok, comatosa, è qua tranquilla in realtà. Infanzia, costituzione. Ma ti vuoi unire a noi? Bella signora? No, in realtà no. Impossibile colpire il bersaglio, no. Vabbè. Sta semplicemente passando allora. Mal, stai qua ancora, cosa stai facendo? Ah ok, stai facendo una cosa giusta. Dai priorità wooden door. Anzi no, esatto, dai priorità al muro, per favore. Dai priorità al muro. No, ecco, è scappata. Sta andando nel frigo, tra l'altro. Zona non bella in cui stare.
Rain, John, scusami. Roping Bell, per favore. Ok, grazie John. Gentilissimo. Ben gentile. Ok, e qua buildiamo anche, allora, Smarty, che sei un fulmine, vieni qua, che costruiamo anche una fantastica lucina, una fantastica lucette. Ok, per la nostra Belle. Ok, e qua per ora ci siamo. Allora, dobbiamo un attimino modificare in realtà questi, ma per ora va bene, non ci interessa. Tanto lei è abbastanza tranquilla. Esatto. Allora, qua buildiamo anche Small Shelf. Esatto, che mettiamo qua così. E Mal, cosa stai facendo? Stai buildando, buono. Ok, molto bene. Quanto freddo fa qua dentro? 23 gradi. Va bene, dai, buono. Ok, in realtà è abbastanza buono. E builda questo, perché così vediamo di mettergli. Anche perché io mi sa che qua adesso devo produrre qualcosa, vero? I visitatori se ne stanno andando. Ok, esatto, tu puoi produrre. Cosa stai producendo adesso? Pasto semplice con riso. Cosa stai facendo? Richiede 5 per. Ok. Ok, riesci a fare anche un po' di mangime? Non si fa qua. Riesci a farlo qua allora? Produci mangime, esatto. Produci mangime. Dettagli, fieno. Ok, accetta in realtà solo il fieno. No, in realtà accetta tutto, però. Però preferirei di no, in realtà. Fallo solo col fieno al momento. Fallo col fieno e teniamone 100. Non esageriamo, 50. Non so quanto mangi la mucca, ma ripetere per X volte, no, fino ad avere X 50. Per ora consente fresco, sì. Tieni solo fieno per adesso. Ok, ok. Va bene, dovrebbe. Ok, la carovana se ne sta andando. Ok, ste robe qua però non lasciatele all'aperto, cioè bello, fantastico, ma portatele all'interno, visto che è roba nostra, grazie. Cioè so che state dormendo, però cioè grazie. E c'è anche questo, trasportate anche l'argento. Ok, ecco, no, questo qua invece bisogna fare deposito, no. Allora, cancella tutto, permette marcio, assolutamente no. Ok, ma non è commestibile per gli umani. Ok, fieno, solo fieno per ora. E in realtà fieno buon alimento per animali. Ok, beh, ma il mangime in realtà non ci serve, o sbaglio, perché in realtà lei basta il fieno. Solo che al momento il fieno non ce l'abbiamo, quindi è un pochetto problematico. Però beh, intanto possiamo produci mangime, intanto lo sospendi. Ok, non sospendiamo, tanto non ci serve. Ok, lei intanto è ancora buona, giusto? Sana, sì. Ok, progresso latte. Tra l'altro mi serve qualcosa per mungerla, domanda. John, scusami, riesci a trasporta, perché sennò questa qua poveretta me la mangia. E il riso invece può rimanere qua per ora. Esatto. Ok. Ok, quindi per ora siamo tranquilli. Scarsità di cibo, vabbè, qua razione di cibo 16, in realtà non siamo così scarsi. Giorni di autonomia 3, cioè 16 è abbastanza buono. Ok, dobbiamo anche fare qualche energia in più. Io vorrei, appena finiscono di fare la ricerca. Ah, beh, stiamo cercando il generatore idroelettrico, in realtà lo possiamo piazzare ovunque, quindi buono. Ok, qua adesso loro finiscono un attimino di buildare tutto, soprattutto la sua povera stanza, perché è veramente brutta. Ok. Ah, Mal sta ricercando. Ha deciso che non aveva nulla da fare. Ok, Smarty, cosa stai facendo? Ah, Smarty, stai. Però, no, potete dare priorità a trasportare le cose, per favore? Perché trasporto 2. Però, in realtà, io preferisco lo facciano. Cioè, posso trasporto 1. Tutti devono trasportare alla massima priorità. Perché sennò. Perché sennò lasciano tutto in giro. Grazie. Cioè, più che altro rimane tutto marcio, sennò. Il che non è buono. Ok, progresso. Ah, abbiamo anche fatto del latte. Sì, abbiamo fatto del latte.
Molto bene. A deposito, latte lo mettiamo qua dentro. Sì, ok. John, per favore, metti. Puoi mettere via. Dai priorità, esatto, cioè. Ok, dai priorità. Trasporta. Bravo, John. Grazie. Ok. Smarty, va bene, sta raccogliendo. Mi fa piacere, però. Dovrebbe anche trasportare. Ok, questo che roba è? Wilbur morto. Ok. Va bene. No, cos'è questa roba qua? Ah, ok. Arena aria, no, questo lo scaviamo. E Smarty, vieni qua però a fare una cosa prima di. Va bene che stai raccogliendo, fai bene, perché sennò diventa marcio, ma. Cioè, per favore, fate stare la povera mucca almeno bene, grazie. Visto che va bene, non ci interessa, però. Cioè. Un attimino. Ok, perfetto. Poi, qua vorrei fare anche un'altra cosa che l'ho visto prima che c'era la gamba. Straw matting vorrei fare, esatto, il coso, il loro cosetto, perfetto. Ok, qua ovviamente vedo che non stanno trasportando assolutamente niente. Abbiamo 720 patate che stanno marcendo all'aperto, quindi ottimo. Ok. Ma Reina assume un pasto semplice. Ok, bene. Tra l'altro schedule, cioè vedete che questi qua dormono, no? No, ma questo qua in realtà gestisce zone. Perché in realtà. Oh no! Ah, ok, vabbè, niente di brutto. Ok. Ok, per ora siamo abbastanza safe. Fioritura di ambrosia. Vicinanze. Ah, ok, va bene. Oh, ok, sta. Robe. Allora, John. Bravo che stai cucinando, mi fa piacere, ma. Ma John, sì, allora trasporta questo che va bene. Oh, ok. No, non cucina pasto. Trasporta. Puoi trasportare. Ecco, anche te, Smarty. No, non raccogliere. Trasportale, per favore. Perché mi sta bene, ma missione attiva. No, missione entrata attiva. Ok. Ok, Craftolandia. Ah, va bene. Ah, Craftolandia siamo noi. Ah, Join Colony. Esploratrice di grotte. Ok. Posso. Non sono disponibile a ottenere informazioni. Vai al campo di prigionia. Allora, questa è abbastanza interessante. Esatto, e te molto vicino a noi. Va un po'. C'è un nemico in realtà. Volendo, possiamo. Allora, per ora no, un secondo. Però possiamo. Possiamo però pensare di andarci in realtà, perché possiamo pensare di andarci perché missione attiva si chiama Ship to the Staff, Land your eye from the past. Oh, sent you a message. Ok, c'è una nave nascosta a passaggio per il prato. C'è una nave nascosta che ci può aiutare a passare. Sì, peccato che noi siamo qua e la nave è qui in fondo in realtà, quindi va bene. Per ora questo ci interessa di meno, ci interessa di più. Ok, John, bravissimo John, però vieni qua a trasportare conforto psico che è cessato. Ah già, che c'era anche questa features. Dai priorità, trasporta patate, ecco. John, Smarty, raccoglie priorità, trasporta patate. Anche, ok, va bene, ok, perfetto. Almeno adesso così abbiamo un po' di scorta, abbiamo 720 patate. Oh, e sta piovendo. Ok, perché qua non c'è energia? Ok, perché era collegato a quello sbagliato, va bene. Il latte qua, va bene, marcio, ovviamente. Che domanda. Ok, Giugosto. Allora, sta passando il tempo, tra l'altro, e sta diventando sempre più inverno. Allora, in teoria non dovrebbe essere un grosso problema, perché noi, in teoria, dovremmo poter fare una cosa tattica. Allora, qua dobbiamo fare una modifica a questa stanza, struttura. Ok, sì, va così, va bene. Ok, no, cosa hai fatto? Ah, ok, costruisci coppia, la mettiamo qua. Ok, facciamo una cosa di questo tipo. Perché qua voglio fare una stanza in cui possiamo avere
possiamo buildare, cioè possiamo buildare, possiamo utilizzare, creare, fare le possiamo mettergli anche i colori, interessante. Ok, beh, qua facciamo così, così non gli passiamo in mezzo, che sennò mi rompono le scatole. Ok, allora dobbiamo pensare di andare in realtà a salvare questa qua, perché è interessante, perché può diventare colei che non fa niente e trasporta roba, perché esploratrice di grotta secondo me non avrà secondo me tante cose buone, secondo me magari costruzione tipo estrazione al massimo e basta, cioè non so. Quindi in realtà potrebbe essere abbastanza buona la situazione. Ah, tu stai mangiando in qualche modo, mucchina? Mucchetta, stai mangiando? C'è qualcuno che ti dà da mangiare? Bisogna? Sì. Ok, c'è qualcuno che ti sta dando da mangiare, buono. Ovviamente qua rimane tutto marcio all'aperto, vabbè. Le priorità trasporta latte, consuma pasto semplice. Anche qua le patate le lasciano fuori. Beh, ovviamente, che domande sto facendo? Ovvio che rimane tutto all'aperto. Che domande? Ok. Allora, chi possiamo portare? Ah, sicuramente Rain possiamo portarlo, perché è uno di quelli che spara, quindi buono. E gli altri però secondo me sono abbastanza scarsi, vediamo. Eh sì, sono tutti scarsissimi in realtà. Sia a tirare, sia... Ah, possiamo portare Mal e Rain, secondo me. Questo qua è pericolosissimo. Vediamo se... Niente droga, ok, già fatto, perfetto. Allora, sì, andiamo alla mappa del mondo. Organizziamo... Ah, non mi ricordo... forma carovana, che va fino a qua. Ok. Accetta. Ok, questo cos'è? Questo animale pascolare nei dintorni. Vabbè, non ci interessa. No, Bell non la portiamo. Allora, portiamo Mal e Rain. Ok. 23 caselle al giorno, quindi in realtà dovrebbe essere abbastanza rapido. Ah, portiamoci un po' di cibo. Che cibo abbiamo? Non abbiamo cibo. Travel supplies, ok. 6 più 4 farmaci. Ma io ne porterei di più, prendiamone 8. Va bene. E durata del percorso è velocissima, quindi via. Sei sicuro? Sì, conferma. Ok, quindi andiamo subito a fare questo assalto. In realtà andiamo a fare questo assalto. Quindi Rain e Mal, perfetto, stanno partendo. Così siamo un attimino tranquilli. Intanto qua Smarty e John pensano esatto a farmare, fare un po' di cibo. Bene così in realtà. Ok, qua tutta sta roba bisogna spostarla però, cioè non può rimanere qua tutta in giro sta roba. Allora, ma scusami, tipo la pelle, no? Cuoio. Cioè, può star qua dentro, cuoio. Sì, però non lo spostano. Sempre per il problema menzionato in precedenza. Ah, usiamo la strada. Ma questi qua sono nemici. Ah no, neutrale. Potremmo diventare amici di questi signori qua, tra l'altro. Sarebbe carino. Così, invece di essere neutrali, siamo amici. Perché questi qua sono nemici. Questi qua sono... Ah, nemici anche questi, neutrali. Ah, ma sono tutti... Ma mica avevamo vicino qualcuno che era amico, no? Sbaglio? Mi sembrava di sì. Mi sembrava di sì, invece a quanto pare no. Vabbè, ok. Qua tutta la roba, potete, per favore... No, Smarty, trasportate le patate. Anche tu, no, non cucinare. Depleta, trasporta le patate dentro il frigo. Ok. C'è un avamposto nemico. Ok, siamo arrivati. Molto bene. Raggiungiamo la posizione. Ok. Zoomiamo. Ok, c'è Bat. Ok, ok. E non c'è niente in realtà di... Ok, Bat. Vediamo com'è. Perché... Vediamo se avevo ragione. Esatto, ha estrazione, artigianato, arte e un pochetto di animali. Buono. Ok, potrebbe essere buono. Però ripeto, non ha niente di particolare, quindi in realtà possiamo metterla a fare estrazione e animali.
però dagli priorità 1 a trasporto e pulizia, e così praticamente non fa però tratti piromane. Ok, questo è brutto. Quel tratto lì è un po' bruttino, però vabbè, possiamo gestirlo secondo me. Allora, avviciniamoci un attimino, più che altro che siamo messi un po' in un posticino brutto. Ah, possiamo fare, facciamo una cosa, facciamo tutto il giro e andiamo direttamente da Bat. Vediamo se possiamo evitare, eccolo qua, no, non possiamo evitare. Ah, ok, c'ha un arco, male, molto male. Molto molto male. Molto 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 male. Ah, continuiamo a fare il giro lungo però. Esatto, ah, piazziamoci qua. Ok, piazziamoci qua. Mettiamo Rain qua. Ok. E Mal invece sta qua. Okay. Anzi, Mal può entrare. No, non possiamo entrare. Te che mischia porta. Ok, stanno attaccando i miei coloni, non è vero. Ok, Bat. Ok, grande. Spara. Attaccalo in mischia. Attaccalo in mischia. Vai, vai, grande. Grande boss. Ok, male un attimino grande che gli hai sparato. Ok, abbiamo vinto. Male messo un pochetto male, però non troppo in realtà. Non troppo. Torso, spalla, contusione. Vabbè, finché sono così è easy. Ok, Rain sei abbastanza brutto a fare questa operazione. Ok, però Rain, se non sbaglio, è bravo con medicina, esatto. Tende male, ok. Allora, raccogliamo questo, quello lì invece lo lasciamo lì. Vediamo se hanno qualche... Allora, te intanto... Schiavo di... Vabbè, qua possiamo... Ok, intanto possiamo aumentare la velocità, che tanto non c'è più nessuno. Ok, sì, grazie mille. Bravo, cura il più possibile. Ok, raccogliamo anche tutte queste robe qua, in realtà. Rischio di crollo leggero, ok. Allora, raccogliamo anche tutte quelle robe qua. Non so quanto possiamo trasportare, però trasportiamo tutto il possibile. Tipo un po' di cibo che sicuramente... Raccogli, che sicuramente fa buono trasportare un po' di roba. Raccogli. Ok. Perfetto, possiamo andare anche qua allora in realtà. Attacca in mischia porta. Ok. C'è qualcosa di interessante qua? Forse questo. Plastacciaio è buono perché è un materiale potentissimo in realtà. Un materiale potentissimo abbastanza endgame, quindi buono. Blocco tutto, voglio. Tutto. Tutto quello che puoi. Tanto qua non c'è altro in realtà da raccogliere. Non c'è altro? No. C'è un po' di acciaio, un po' di... Non ci sono neanche materiali compattati in giro, quindi no, non c'è praticamente nulla qua, quindi va bene. No, prova a restare, magari no. Ok. In teoria siamo un po' però aspettate, invece c'era questo che era meglio. C'era quello lì che era meglio, invece di oggetti, droppa l'arenaria. Raccogli il massimo di questi. Raccogli. No, non equipaggia. No, equipaggia fucile. Pick up. Ok. Tra l'altro bello tutte le traduzioni fatte così, come vedete, in modo fiero, tutte sbagliate. Però vabbè. Questo vabbè è un problemino del gioco. Ok, lei viene con noi, quindi. Servono abiti invernali. Ok. Ok, andiamocene. Ok, riforma carovana e andiamo qua. 1.6 giorni. Sì. Sì, ok, accetta. Ok, e viene con noi, non ho capito. Perché non mi sembra in realtà stia venendo con noi, quindi annulliamo un secondo e zoomiamo. E devo fare qualcosa? No, cioè devo schiacciare, fare cioè devo fare qualcosa o viene semplicemente con noi? Questo cos'è? Ah, ok, vabbè, sarà, vabbè, ok, se ne frega. Va bene. Non posso fare niente. No, prova a restare. Libera prigioniero. Ok, sì. Bravissimo. Ok. Cosa fai? Persona si unisce. Ok, grande. Hai salvato a unirsi al gruppo. Ok.
No, esatto, fortunatamente è quello che mi serviva, perché se no l'avrei lasciata qua. Cosa non buona. Cosa non buona, visto che questa missione l'abbiamo fatta apposta per andare a prendere lei. Visto che, ripeto, ok, ok, ci muoviamo abbastanza veloci in realtà, quindi via si vola. Ok, torniamo alla nostra base. Abbiamo ancora tutto in giro, vabbè. Ok, allora modifichiamo anche. Ah, non posso modificarlo intanto che non c'è. In realtà, no, no, niente droga, va. Nessuno resta. No, 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 niente droga. Trasporta uno anche tu. Ok, però non posso decidergli questo. Ok, va bene. Ok. Rischio di crollo, va bene. Questi qua tanto sono gli altri. Ok, la nostra mucchina come sta? Sta mangiando? Perché il mio dubbio è questo. Sì, qualcuno gli sta andando a mangiare. Oppure sta mangiando questo riso che c'è qua. Potrebbe essere. Oppure John magari gli sta andando a mangiare. No, non. Puoi trasportarle invece di cucinare, per favore? Perché va, io so che tu vuoi, lo so che tu vuoi, però non cucinare. Dai priorità a trasporta, perché se rimangono qua fuori diventano tutte marciolente. Se diventano marciolente, poi nessuno di voi le utilizza. Però a quanto pare non lo fanno perché non gli interessa. Boh, cioè non ho capito. Cioè, vabbè, adesso fortunatamente abbiamo trovato questa qua che gli do priorità di scavare. Quindi praticamente non fa niente. Cioè, quando non sta scavando, va in giro a cercarsi le robe. Ma meno male, perché sennò è in giro a cercarsi le robe e in teoria le trasporta. Questa è l'idea. Esatto. No, e vabbè, mangia. Sì, va bene. Puoi mangiare, ti do il permesso di mangiare. John, trasporta. Smarty, trasporta. Date priorità a trasportare tutto. Grazie mille. Oh, ok. John, che almeno, capito, cioè almeno abbiamo, perché abbiamo sì 1584 patate, ma se mi rimangono all'aperto, cioè diventano automaticamente diventano schifose, cioè è come non averle in pratica. Qua stai facendo? Ah, ok, è lui che gli dà da mangiare. Ok, quindi effettivamente vuol dire che non va bene. Ok, abbiamo anche Smoke Leaf in realtà qua all'aperto sempre, ma vabbè. Vabbè, ok, perché non possiamo costruire questa porta? Ah, perché c'è in mezzo questa. Ok, Smarty, tu puoi. Non puoi dare priorità a costruire. John, non puoi neanche tu costruire, vero? No. No, autorizza però, che non mi interessa. Ok, carovana arrivata. Oh là. Ok, abbiamo. Mal, poveretto, sta un po' tutto scassato, però dovrebbe essere abbastanza messo bene in realtà. Cioè, dovrebbe poter reggere abbastanza, diciamo. Oh no. Oh no. Oh no, John, trasporta il latte. Rain, trasporta il latte. John, prendi la mucca per favore. Rope Bell, grazie. Ecco, grazie che lo fai da solo. Ok, allora lavoro. Ah, viene trattato medicamente. Ok. Medicina, no, non voglio che la fai. Riposa a letto, va bene, due. Lavoro semplice. Azione interruttore macchine. 1. Ok, qua abbiamo detto animali, tu fai abbastanza, quindi 2. Caccia, no. Scavo, 1. No, sì, scavo 1. Forgiatura, 2. Anzi, facciamolo perché io non ho ancora utilizzato il 4, invece il 4 fa comodo. Allora, lavoro semplice 1. Cura animali, 3, fai. Scavo 1, va bene. Ok, forgiatura 3, sartoria 3, crea opera d'arte 4, che non ci interessa, fabbrica 3, no, facciamo così, 2, 2, 2, 2, però invece io vorrei, vabbè, va bene, 3 e 3, però io vorrei dare priorità a questo in realtà. 3-3. Facciamo così: 3-3, arte 4. Questo 3, questo 2. Perché voglio che ci sia qualcuno che trasporta la roba. Perché cioè, ci deve essere qualcuno che trasporta la roba. Ok, dobbiamo anche rifare un attimino questa stanza. Perché adesso abbiamo più persone, ovviamente. Quindi dobbiamo modificarla un attimino. Quindi semplicemente possiamo fare in questo modo: reinstalla. E anche qua no, no,
No, voglio lo sgabello. Ok, reinstalla. Così abbiamo 6 posti ora. Ok, intanto poi qua dentro. Allora, Mal, sei tu che buildi? Sì, però stai riposando, quindi meglio di no. Smarty, non puoi. Rain, non puoi. John, non puoi. Non ha segnato, nessuno può costruire. Però Bat, tu puoi costruire? No, direi adesso. Mal, mi spiace, guarda, ti sveglio un secondo, scusami, ma rischio di crollo grave. Guarda, un secondo solo che ti do. Ti faccio fare questa stanza qua e poi ti lascio libero di dormire quanto vuoi. Dai priorità, lavoro su muro. Ok, grande, adesso fai quello che vuoi. Sì, guarda, fai quello che vuoi, esatto. Ok, poi produzione. Rischio di crollo grave, lo so. Allora, perché avviso, sì, guarda, stai un attimino buono che, no, aspetta, stai, dovresti essere riposo, sì, vabbè, però, ok, dovrebbe essere abbastanza safe. Ok, allora, qua bisogna mettere sarto, esatto, esatto, vorrei mettere tutti questi qua, in modo da poter fare tutto. L'unica cosa, la stanza qua è un po' troppo piccola, in realtà. No, non top, diciamo. Beh, però possiamo fare una cosa tattica, che è fare questa cosa qua. Così la stanza è leggermente più grande, più o meno. Però almeno ci stanno il doppio delle stanze. Smarty, vieni qua a scavare. Ma potete spostare anche se non avete priorità. Non ho segnato. No. Sì, ok, potete spostare le robe. Ok, spostare le robe potete. Non potete buildarle, ma spostarle potete tranquillamente. Ok, perché io qua vorrei fare, allora, sicuramente questo cos'è? Un piano lavoro dato di lame, tagliare blocchi. Ok, tagliare blocchi potrebbe essere utile. Poi fonderia elettrica, estrarre metallo utilizzabile dai rottami, anche questo è sicuramente utile. Tavolo da sarto, anche questo qua è super utile, ovviamente, per poter fare, poter creare tutto. E il tavolo da scultore, realizzare sculture artistiche, in realtà è inutile, ma per il momento lo buildiamo comunque. Ah, per ogni di questo serve una sediolina, quindi costruisci coppia, tic 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 tic. Ok, e qua così abbiamo tutto. Se non sbaglio c'è da qualche parte anche un potenziamento da potergli mettere, però mi sa che potrebbe essere una cosa che va ricercata per renderlo più efficiente, se non sbaglio. Però ripeto, potrebbe essere una cosa che deve essere ricercata. Quindi no, cassette degli attrezzi è qua. Incrementa la velocità del lavoro, esatto. E anche qua è un po', pensavo fosse grande 1, invece è grande 2. Quindi non bene. Cioè, vabbè, possiamo fare così volendo, Possiamo fare così. Vorrei metterne 2. Vabbè, sì, dai, facciamo così che va bene. Smart, vieni qua un attimo a scavare, gentilissima. Gentilissima Smarty. Ok, anche qua facciamo. Anche lì bisogna spostare, perché guardate che, oh no, oh no, stanno attaccando immediatamente. Hanno solo un coltellino, però è fastidioso. Ok, mobilitiamo tutti. Ah, però Bat, tu non hai un'arma. No, tu non hai nessun'arma. Equipaggia arco, che mi sta bene. Tutti qua a fulmine, per favore, visto che sta già arrivando. È un po' bruttina la situazione, ma va bene. Ok, Bat, vieni qua. Ok, sì, siamo tutti un po' abbastanza armati. Cioè dovremmo riuscire a fare qualcosa, no, non troppo in realtà, però qualcosa dovremmo riuscire a fare. Ok, teoria. Visto che siamo tutti armati, qualcuno qualcosa non riesce a fare niente a nessuno. Va bene. Mal però è messo male, signori. Mal, vorrei evitare di... Ok, no, abbiamo messo bene, dai, siamo messi abbastanza bene. Tu sei... tend mall. Fai subito. Ok, coltellino, vabbè, lo raccogliamo. Ok. Allora, smobilita subito. È Mal poi che mi sa che ha... sì, esatto. Non gli piace a nessuno. No, è Rain che allora gli piace. Cioè, gli piace. Nel senso, non ha problemi a stare in giro. Ok. Allora, spostati. Ok, questo lo abilitiamo.
Ecco, il fatto che Mish consuma Jack non è affatto bello. Ok, no, 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 no. Dai priorità a trasporto a farmaci. Dai priorità a trasporto a coltello di acciaio. E dai priorità a trasporto a Jackie. Perfetto, grazie. Ok, perfetto. Signori, purtroppo dobbiamo fermarci qua. Quindi, da Jurassic Channel 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non ancora fatto. E noi, signori, ci vediamo direttamente al prossimo episodio di Rimworld, in cui continuiamo la nostra avventurona qua nel nostro... per essere amici di tutti, sostanzialmente. Continuiamo qua la nostra avventura. Come vedete, stiamo progredendo. In realtà non troppo in fretta come avrei sperato. Ci stiamo mettendo un attimino, soprattutto perché abbiamo questo problema abbastanza, diciamo, abbastanza elevato, del fatto che nessuno trasporta e fa niente. Quindi c'è tutto in giro questo casino qua. Però vabbè, vediamo come procede la situazione. Quindi, signori, da Jurassic Question 10 è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Quindi, ciao a tutti!